Salve ragazzi, ciao. Quest'oggi vorremmo recensirvi il Dylan Dog numero 369, Graphic Horror Novel. Eccolo qui. Soggetto e sceneggiatura di Ratiger. I disegni invece sono degli esperti e storici Montanari e Grassani in coppia con Paolo Macinieri. Quindi anche per questo albo ai disegni c'è una collaborazione. Sì. Comunque Montanari e Grassani tornano sugli albi regolari da tanto tempo che non c'erano, quindi è un ritorno degli esperti storici Montanari e Grassani insieme a Bacilieri. Ma andiamo con ordine e parliamo della copertina di Gigi Caverano. Allora Matteo, cosa diciamo di questa copertina? Vediamo questo fumettista seduto alla sua scrivania praticamente con diciamo praticamente morto, perché si vede il sangue che stava facendo dei disegni. Sì, infatti, vediamo... La sua stanza è tappezzata, no, di disegni di Dylan Dog. Sì, infatti c'è questa particolarità proprio di questo fumettista a terra con la matita in mano, e qui potete vedere morto, sì, apparentemente in pigiama pure, oppure una camicia così, una camicia, sembrerebbe anche un pigiama. Però vediamo appunto questo fumettista che in mezzo al sangue e ai vari attrezzi da disegno è con un poster gigante di Dylan. Qui possiamo vedere il tutto sembra abbastanza, come dire, abbastanza macabro, sì. Anche se i colori sono abbastanza chiari, sì. Però qui Cavenago ha usato appunto questi colori per fare da contraltare, no? Quindi diciamo che questa è la copertina di Cavenago, sì, molto bella, che comunque lascia presagire a quello che andremo incontro, sì, in questa storia, sì. Perché comunque già il titolo Graphic Horror Novel e anche la spiegazione di Roberto Recchioni all'interno dell'introduzione interessante. È interessante, ci fa capire molte cose. Quindi una copertina di Gigi Cavenago abbastanza bella, bella, sì. E quindi ci sta veramente questa copertina. Per quanto riguarda i disegni, allora i disegni, Matteo, allora, Montanari e Grassani sono, sì, un classico, e seguono il formato della griglia bonnelliana. Sì, una griglia bonnelliana, quindi abbiamo Montanari e Grassani sul classico. Invece Bacilieri sperimenta. Sì, Bacilieri sperimenta, ovviamente. Va contro, diciamo, l'idea della griglia bonnelliana classica. Sì, però il tutto si sposa alla grande, secondo me. Sì, sì. Si sposa molto bene, perché... La sua spiegazione. Sì, la spiegazione, perché comunque questa cosa che appunto in Dylan Dog si sta facendo ultimamente, queste collaborazioni, soprattutto nei disegni, secondo me sono una cosa abbastanza interessante, positiva e interessante, quindi unire unire appunto l'esperienza di Montanari e Grassani, che cioè non dobbiamo certo presentarli noi, cioè sono la storia di Dylan Dog, unirli con altri artisti della gioventù tipo Bacilieri, secondo me è stata una buona cosa. Sono disegni che mettono anche un po' d'angoscia a volte quando li vedi, perché devono farlo perché comunque il Dylan è questo. Poi qua c'è da dire, senza spoilerare, questa immagine qui mi ha colpito moltissimo e mi ha ricordato scusa, un'altra storia? Mi ha ricordato i film di Sam Raimi. Ah, mi ha ricordato Raimi, quindi La Casa. Mi ha ricordato molto La Casa, perché è una faccia, diciamo, indemoniata, con gli occhi così, una testa così, mi ricorda proprio La Casa 2, soprattutto. Mi ricorda molto La Casa 2. Quello. Sì, secondo me c'è stata un'ispirazione appunto alla Casa 2 di Raimi, poi vabbè, tutti sappiamo e conosciamo il film La Casa, la trilogia, diciamo, della Casa, La Casa 1, La Casa 2, L'Armata delle Tenebre. E devo dire che questa, secondo me, non so se è proprio una citazione, una cosa voluta, ma... mi dà molto di La Casa 2, quindi bravissimo qui Montanari e Grassani. Sì, bravissimi Montanari e Grassani, ma allo stesso modo anche Bacilieri, proprio nel design proprio del personaggio, dello scrittore. Dello scrittore, dello scrittore, e veniamo alla storia, proprio la storia di Ratiger. Allora, Matteo, a cosa ci si ispira? Io una cosa la volevo dire subito: io ho iniziato a leggere questo Dylan Dog poco fa, perché ho finito di leggerlo all'incirca un quarto d'ora fa. E quando ho iniziato a leggere Dylan Dog, senza spoilerare, mi ha dato proprio quella sensazione di claustrofobia, no? Perché all'inizio c'è questo personaggio, chiuso in un bagno pubblico, che inizia a disegnare, rannicchiato vicino al water, mi ha dato proprio, non lo so, un senso di angoscia, di claustrofobia.
Però ho detto, cazzo, questo è veramente Dylan Dog. Sì, è tornato. Cioè, è tornato il Dylan Dog. Appunto, questa è la seconda storia di Ratiger. Sì, la seconda storia di Ratiger dopo In fondo al male. La prima è stata In fondo al male, 351. Beh, okay. Mentre questa, 369, Graphic Horror 9, è la sua seconda prova sugli albi di Dylan Dog. Però stavo dicendo appunto dei disegni e di come è stato, come ha voluto sicuramente Ratiger, ha voluto far rappresentare questo personaggio. Secondo me è indovinato. È indovinato perché il nome di questo scrittore si ispira al famoso David Foster Wallace, che è stato un grande scrittore americano. Per esempio, ha scritto un capolavoro tipo Infinity Jest, un grande romanzo. Eh sì, infatti il nome è ispirato a David Foster Wallace, quindi c'è stato questo parallelismo, soprattutto per quanto riguarda questo autore, questo fumettista, che poi durante la storia la farà, come dire, da padrone o da protagonista, perché alla fine ovviamente il protagonista è sempre Dylan, però qui e poi il tema centrale di questa storia è la divisione tra il fumetto popolare, quello come tipo Dylan Dog commerciale, che si vende nelle edicole, che, diciamo, che lo compri a pochi euro, e la graphic novel, no? Diciamo che è un termine nuovo per riferirsi a quegli albi, no? Quei romanzi, diciamo, venduti nelle fumetterie, eh sì, infatti questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. È la differenza tra, diciamo, tipo il cinema d'autore e il blockbuster americano, cioè i film commerciali e le robe d'autore. Qual è la differenza tra il commerciale e l'autore? Eh sì, sì, infatti questa è una cosa che infatti volevo dire. Oltre al titolo Graphic Horror Novel, che è abbastanza una cosa molto originale, perché ovviamente in Dylan non era mai stata fatta, questo titolo non era stato mai adottato. Proprio la storia in sé per sé, dei personaggi che sono stati messi all'interno della storia, sono indovinati perché la storia non annoia mai, non annoia assolutamente, anzi scorre via liscia. E per questo stavo dicendo che sta tornando il vero Dylan, cioè questo corso ormai, questo 2.0, questo corso che è nato ormai non è più una novità, sta prendendo davvero la sua strada. E secondo noi, pur essendo che alla fine noi siamo lettori di Dylan Dog da tanti anni, possiamo dire che comunque il lavoro di Reckon & Company è sta andando verso una strada giusta, secondo noi. Per cui questa storia la raccomandiamo davvero, è una bella storia davvero, Graphic Horror Novel. Non me l'aspettavo sinceramente, io avevo paura di questa storia, non lo so, perché il titolo così mi dava di troppo nuovo, avevo paura anche se la copertina. Sì, no, la copertina è bella, la copertina mi ha ispirato, è una copertina che ispira, però avevo un po' paura perché avevo letto qualcosa di qualcuno che aveva letto prima di me, non una recensione, però qualcuno... Un commento negativo. No, negativo no, però sembrava potesse essere un Dylan Dog un po' troppo strano, sperimentale, invece no. Quindi quando devi dare ascolto alla tua testa, l'ho letto, l'abbiamo letto, e ci è piaciuto questa storia, ci è piaciuta davvero. In definitiva, quante stelle dà? In definitiva, da 1 a 5 stelle, un bel 4 stelle piene le do, perché è un'ottima storia davvero, una bella storia. E quando le storie scorrono lisce e le leggi in 30-40 minuti così e ti rimane un bel ricordo, significa che l'obiettivo è stato centrato. Quindi bravo Ratiger, bravi Montanelli Gassani e Paolo Bacilieri, perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro, e sono contento davvero di quest'albo, sperando si continui proprio su questa strada. Il prossimo sarà il Dylan Dog numero 370, Il Terrore, si preannuncia davvero molto attuale. Attuale, e quindi sono molto curioso, infatti non vedo l'ora che arrivi il 29 giugno per leggerlo. E niente ragazzi, questo Dylan Dog numero 369 Graphic Horror Novel ve lo consigliamo, anche per chi non legge abitualmente Dylan, è veramente una buona storia. Vi ringraziamo e ci vediamo alle prossime recensioni. Ciao ragazzi!